Sì, ci sono. Vi prego, non fate gli schifosi, almeno lo fa. Ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video. Sono mancato da un po' sul canale, lo so, ma ora riprendiamo e voglio iniziare una, diciamo, un po' di video su Fall Guys, quello nuovo, dato che ho visto che l'hanno, diciamo, sistemato, Epic l'ha sistemato, cioè più o meno. Speriamo che ritorni a fare dei nuovi Tompi d'Oro, perché sembra che si stia rimettendo, sembra. Allora, vi avviso che uscirà una nuova serie la prossima settimana, credo. Dunque, non perdetevela, perché giocheremo a dei giochi horror vecchi, proprio spettacolare. E niente, che dire, ci buttiamo in partita. Io ho già fatto una win con dei miei amici. Comunque presto arriveranno anche dei video con loro su Fall Guys. Adesso ci buttiamo e andiamo verso la vittoria. Ok, questa l'ho già fatta, c'è una scorciatoia, ma non mi converrebbe prenderla perché cado sempre, cioè ci va tutta la massa e poi cado sempre. Vai, si parte. Allora, questa è quella con i due rinoceronti, sì, penso che siano dei rinoceronti, sono robe strane, rosa. Allora, partiamo. No, ultima fila. Oh, aspetta però, così se ne va subito la massa. Ok. Sta succedendo tipo un sacco di cose. Oh no, l'ho detto io che non riuscivo a salire. Siamo già ultimi, contento io, contenti tutti. Così no? Vabbè, buttiamoci così come riusciamo. Buttiamoci in acqua anche se saremo molto più lenti, molto. Oh, non lo so se riesco a qualificarmi. Nel caso faremo più di una partita, perché anche se arrivo almeno in finale, sappiamo che le partite di Fall Guys non durano così tanto da creare un video, insomma. Ok, ero tipo salito sul bordo per un secondo. Con quale fisica mi scussi? Ho dato una pestata esagerata. Vediamo se riusciamo a saltare gli animali strani di giù. Sì. Fatta, fatta. E si va. Il primo round è andato, ragazzi, mi sa. Il primo round qualificato. Ok, ragazzi, sono 42 qualificati. Insomma, dai. Abbiamo ancora dei round, ce la possiamo fare. Vai, fino alla fine. Vediamo cosa ci capita ora. Ci scuito, l'ho già fatta questa. Allora, mi sa che sprenderò la scorciatoia al centro qui. Scorciatoia, diciamo che è fatto più o meno apposta, però sì. Questa non mi piace molto. Comunque, uno mentre veniva buttato fuori si è aggrappato lui malissimo. Ed ecco che qua. Ok. Ma si spostano questi. Ah, no, sono loro là sotto che li spostano. Ok. Ok, ci siamo. Qui, vabbè, questi basta che fai, tagli l'angolo così. Non così come ho appena fatto io. No! Sto facendo un giro strano. Ok, ci sono. Tagli l'angolo. Perfetto. Salti. No, mi ha buttato indietro! Ok ragazzi, mi si era fermata la rec, un secondo. No, che questo butta all'indietro. Ok, ci siamo. No, mi sono bloccato per troppo tempo. Siamo vivi. Vai, buttati nel traguardo. E vai. No, mannaggia lui che mi si è piazzato davanti. Mamma mia, signori. Oh, l'ho preso proprio in pieno, in faccia malissimo, tipo. Ok, vai, tutto di fila. No, la gravità così no. Dai. Sì. Ok. Quello non lo devo prendere. Bene. Ah, no, no, capocciata. Ui! E si va. Qualificati. Noni, benissimo. E vai così, vai. Ok ragazzi, il round è finito. Eccoci qua.
Ok, non mi inventi, no? Mi sa che qua ce ne vorrà un po' ancora. Vai, si vola. Per favore, dobbiamo arrivare almeno in finale. Almeno faccio degli XP, no? Le ciabattine da tryharding. Sì, questo è un meme, insomma meme, è una roba che è nata con Seba. Ho sbloccato le ciabattine del pass. Siccome ho vinto con queste ciabattine, la mia prima partita con queste ciabattine ho vinto, le chiamerò le ciabattine da tryharding. Centrati in pieno. Questa non so se l'ho mai fatta, non so. Avrei bisogno di giocarla o vederla un secondo per dire se l'ho fatta. No, non l'ho fatta. Ma è una finale? No. Quando vengono eliminati tipo... Ah, sì, è 7-8. Ma siamo in aria. Ah, è una piattaforma! Ma siete dei pazzi! E se qua fanno gli schifosi? Perché ci sono dei player che giocano veramente malissimo. Se facciamo troppo peso da una parte, gli altri non ci sono più. Oh no, meno male che siamo nella parte alta, raga. Perché... Ho già 6 su 7 sono andati. Sì! Ce l'abbiamo fatta. Questa è easy, easy, abbastanza easy. Non era molto difficile schivare la frutta. Il problema erano, secondo me, se i player erano un po' più cattivi, saremmo caduti male, perché c'è quella roba del bilanciamento strana. Ok. Questa è semifinale, mi sa, eh. Letteralmente. No, non dimmi che questa è finale. Per favore, no. Ah, infatti, quella dopo è finale, questa è semi. Ok, il mio problema. Ecco, qua il problema è capire dove bisogna andare. Ok. Cosa sta a fare? Oh! Un cheater? O come la spieghi la roba del percorso? Ok. Di qua? Oh. No! No, no, no. Mi grabba qualcuno. Aspettate, quella è giusta. Mi grabbo a loro così sto fermo qua. Non mi spingono via. Ok, questa è giusta. No, quella è ok. Dritto adesso, dritto. Andate dritto. Dritto. Ok, vedi? Dritto. Di nuovo, o a destra o a dritto. No, dritto, dritto. È dritto. Ok, andate. Secondo me per logica adesso o è... No, sinistra. Ok. Ci siamo, dritto. Ok. Dritto per dritto. Vai, secondo, secondo. Sì. E ci siamo anche questa andata, eh. Attenzione, signori, siamo in finale. Sperando di vincerla, Road to Corona. Tipo, ma tipo tantissimo. Scusate, mi devo sistemare le cuffie. Ok. Questa è tipo Hexagon, ma tipo che gira in tondo. Io questa l'ho fatta. Per me è abbastanza facile se non ti bucano male sotto. Che cattivi. Persone smonche. Aspetta. Sì, ci sono, ci sono. Vi prego, non fate gli schifosi, almeno lo fa. No, vince a questo punto, ok? Vabbè, o vince il piccione. No, vince il piccione. Vince il piccione. Vabbè, tifiamo per il piccione. Che ha rischiato di cadere, tra l'altro, alla fine. Mannaggia lui. Bravo, piccione. Vediamo. Oh dai, per favore, un po' di villazzi, qua ce li siamo fatti, alla faccia. Quindi i round sono 5, più o meno. Si livella bene su Fall Guys, però, devo ammetterlo. Ragazzi, rieccoci qua, siamo con Disco Vertigo. Vabbè, questa è facile, è una delle mappe vecchie, le conosco. Ce la potremo fare, signori. E vai. Solamente che c'è un mio amico che mi sta invitando. E prima di andare da lui dobbiamo finire il video, signori, quindi... Oh, che bella quella skin tutta accesa, cosa sono? Tipo cactus illuminati. Ok, siamo partiti prima, Sila. No, vabbè, lo vedo anch'io il pianeta.
tutte cose che da mo non le ho mai viste queste cose, a dire il vero. Io non ho praticamente mai giocato a Fall Guys. Vabbè, andiamo avanti. Ok, questa parte è semplice, basta fare così. Così, no, scherzavo tantissimo. Oi, cosa grabbi? Non si grabbano le persone. O almeno per una giusta causa, sì, però questa mi pare un'occasione inutile. Vai, andiamo. Ci avremo a qualificarsi? Vediamo. La skin del sushi. Questo ha preso il pacchetto. Vai. Così. Così. E si parte. Vai. Ci siamo. No, chi è che mi ha grabbato? Chi è che mi ha grabbato? Sì, qualificato. Ok ragazzi, siamo qui. Insomma, dai. Siamo qualificati. Ok, giostra medievale. Ah, questo è facile, facile. Allora, proviamo ad arrivare al primo posto e le medaglie. Del resto non tanto. Dipende anche dalla mappa, poi. Ok, siamo in penultima fila, infatti. Secondo me qua non ne vale tanto la pena provare ad essere primi. Questa bisogna farla con calma, stare attenti ai buchi che ti triggerano male, perché a volte non te ne accorgi. Questo è il mio peggiore incubo, questo. Ok, il primo superato a dovere. Vedete, questo è il mio peggiore incubo, non ce la posso fare. Li odio sti alberi. Li odio tipo tantissimo. No, ancora, quanti ce ne sono? Sì, superati. Checkpoint e si vola. Ok, ci sono. Ok, questo non dovrebbe essere difficile. Mannaggia. Ho visto tipo dentro le cose. Sì, dai che ci qualifichiamo stavolta, va. Oh, 14esimo. Guarda quello che sta lì davanti per grabbare le persone. Ok ragazzi, eccoci qua e siamo rimasti in 28. Proviamo a vincerla di nuovo, ma mi sa che non andrà bene, non lo so, ho questo brutto presentimento, ma non gufiamola. Non gufiamola. Oddio. Ce la faremo, signori. Ce la faremo. Beh, questa mappa non è neanche una tra quelle più difficili. Allora, dovete muoversi. Sì, ce l'ho. Vai! Sì, ci sono. Ok. No, la parte con vento è brutta, ecco. Sapevo io. Ma tipo tanto brutta. Gne. Sì, ci sono. Vai. Oddio, che intreccio di tubi. Strani con la faccia inquietante, non so, a me inquieta, cioè è carina, però se la metti di notte è un po' inquietante. Oh no, questo non l'ho mai fatto, questa parte qua, perché io vado dall'altra parte in genere. Ok, ci siamo, mi sa, ok, tecnica per superare questa parte, piuttosto che aspettare di appendersi lì qua, si può, vedete quel tubo lì? No, se lo beccate, tipo potete, diciamo, potete tipo iniziare a buttarvi dentro. Aspetta. Ok, e vedete che infatti siamo qualificati tra i primi. Lo trovo più bello chiamarlo in inglese perché no. Stavo scherzando, non è quello di prima. No, ma questi. Da quando si aggiungono i pezzi di mappa complicati a caso? Io li odio quei bastoni lì. Avete visto che cosa ci hanno fatto fare? Allora, qua non ti puoi salvare. Cioè, è letteralmente impossibile salvarsi. Cioè, a meno che, vabbè, non li superi. Però, e mo'? Andate a destra, no! Ma perché avete spinto me? Vabbè, ok, andiamo.
Vai. Ok, qua è sicuro. Vai. Oh, calma, calmatevi. Non vi spingo più. Vai. Non ci credo, non ci credo. No, così. Erano 11 quelli davanti a noi. Vabbè, ragazzi, io esco e sapete cosa vi dico? Mi sa che noi ci salutiamo qui. Noi ci vediamo in un prossimo video su Fall Guys, magari anche con amici, per sfidarsi più ad andare avanti e più ad avanzare, insomma. E faremo delle sfide. Ho già in mente qualcosa. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, anzi, in una prossima serie. E niente. Ciao ciao!